Grazie, grazie Rimini. Sono qui per appoggiare il Movimento 5 Stelle che presenta una lista e sono qui per appoggiare la candidata sindaco che avete appena sentito, Gloria Lisi. Ha parlato di rivoluzione gentile. Sapete che nel nuovo corso del Movimento le parole, la cura delle parole sarà molto particolare, un obiettivo nostro, di porre molta attenzione all'utilizzo delle parole. A me piace molto questo concetto, questa espressione, rivoluzione gentile. Noi facciamo una proposta gentile, presentiamo un progetto politico per Rimini e riteniamo che sia un progetto a misura dei cittadini. Sono state fatte tante cose dall'amministrazione precedente, Gloria è stata parte integrante dell'amministrazione precedente, adesso però bisogna curare alcuni dettagli. Occorre anche, se mi permettete, un po' quella sensibilità femminile, e non a caso abbiamo una candidata donna, abbiamo una capolista del Movimento Donna, noi abbiamo nella lista molte donne, molti uomini, ma ci sarà un apporto femminile perché si sentirà. Adesso deve curare meglio alcuni dettagli, deve curare meglio la sicurezza ad esempio delle zone, soprattutto quelle più decentrate, che ho lavorato tanto per il salotto polo della città. Adesso bisogna lavorare anche per le aree più decentrate, bisogna anche garantire sicurezza, perché tutti i cittadini, i nostri ragazzi, le nostre ragazze, le nostre donne, tutti possano uscire liberamente la sera e tornare a casa in piena sicurezza. Bisogna continuare a lavorare sulle infrastrutture, bisogna assolutamente garantire alla filiera del turismo un arco di vita economico, sociale molto più lungo. Non possiamo concentrare il turismo solo nei mesi estivi. Questa è una realtà, questa riminese e della riviera romagnola molto ricca. Noi non presentiamo progetti faraonici, noi semplicemente decliniamo progetti che siano utili per i cittadini e lavoreremo con grande passione, con grande concretezza, con grande disponibilità. Questo è il nuovo corso del Movimento e quindi noi sosteniamo Gloria Lisi perché crediamo che possa veramente dare un contributo insieme a noi a questa città. Lavoreremo con grande passione in questa direzione e siamo sicuri di poter raggiungere un risultato, ovviamente, se vaglierete positivamente questa nostra proposta. Noi ci siamo e io ci ritornerò perché in questo progetto credo molto. È un progetto che si colloca nell'area del centro-sinistra. Non siamo riusciti a concludere un dialogo con l'amministrazione uscente, ma questo non significa, è un progetto concorrente, ma si colloca sempre nell'area del centro-sinistra. Noi abbiamo ben chiaro un obiettivo politico poi più generale, ci differenziamo dalle politiche di destra, per il resto qui si tratta di coltivare positivamente il nostro progetto. Grazie.